promossa a pieni voti la prima edizione di Tipo, l'iniziativa di turismo industriale che da settembre 2021 ha aperto al pubblico le fabbriche di Prato per raccontare le loro storie. E ora il progetto diventa ancora più partecipato con la creazione di una rete di partner per far diventare il turismo industriale un'azione permanente per la promozione, la visibilità e la reputazione del distretto tessile. C'è un turismo specifico su questo che sta crescendo a livello europeo. Le aziende hanno la possibilità di mettersi in vetrina e concretizzare quella parte fondamentale che è la comunicazione attraverso far vedere la bellezza delle produzioni che hanno all'interno di esse. La rete si chiama Amici di Tipo ed è stata lanciata ieri al Museo del Tessuto di Prato da Comune, Fondazione Museo del Tessuto e Fondazione CDSE, che si sono ritrovati insieme alle aziende e ai protagonisti della prima edizione della manifestazione che si concluderà l'ultimo fine settimana di maggio. Da settembre 2021 ad aprile 2022 sono stati più di 1000 i partecipanti agli spettacoli in fabbrica, ai laboratori per le famiglie, ai tour in azienda, al trekking sul territorio di Prato. Sono stati sperimentati 8 itinerari di turismo industriale che hanno toccato in tutto oltre 25 luoghi tra edifici di archeologia industriale, archivi aziendali e fabbriche in attività.